Ciao ragazzi, bentornati e continuiamo a parlare della Prima Guerra Mondiale. Quindi ci sono dei video precedenti che io vi ho numerato, quindi c'è numero 1, 2, 3, questo è il quarto video. Andatevi a riguardare i video precedenti sulla Prima Guerra Mondiale. E adesso affrontiamo quelle che sono le rivoluzioni russe. Allora, nel 1917, a febbraio in Russia, vi fu uno sciopero generale in Pietrogrado, dove questo sciopero nasce da una sommossa popolare, perché oramai la situazione era veramente devastante, perché le sconfitte militari, la crisi economica avevano portato da parte del popolo ad essere completamente sfiduciati nello zar. Quindi questa rivolta fece sì che non vi era più il potere allo zar, quindi portarono alla fine dello zarismo. Infatti, in seguito a questo sciopero, la classe operaia fece abolire Nicola II, che doveva essere appunto il successivo zar. La rivoluzione di febbraio non riuscì però a risolvere tutti quelli che erano i problemi in atto in quel momento. Infatti, diciamo, bisognava affrontare prevalentemente due punti. Il primo era quale modello istituzionale e atteggiamento bisognava scegliere nei confronti della guerra, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che ancora non si era stabilito qual era la modalità giusta di ingresso della Russia in guerra. Questo era un problema, diciamo, non poco, perché stiamo parlando di una Russia che era devastata dal potere degli zar, quindi doveva entrare in guerra già con il suo bagaglio di povertà e di crisi. Quindi bisognava trovare la strategia giusta per far entrare la Russia in guerra. Il secondo punto era quale misure adottare nei confronti dei contadini, che era una classe oramai devastata. La società russa quindi si stava disgregando e cosa era accaduto? Che nel paese si erano create dei micropoteri locali, cioè non essendoci più un potere centrale che dominava su tutto il paese, si erano creati tanti gruppi che si autogestivano, quindi locali, micropoteri, dei poteri più piccoli locali in ogni paese, che non permettevano appunto più la gestione della totalità del paese. Quindi possiamo, diciamo, ridurre a due poteri principali si erano creati in quest'epoca. Il primo era il governo provvisorio, che era guidato dai liberali, e il secondo era il Soviet di Pietrogrado, diretto dai socialisti. Quindi questi micropoteri locali, se vogliamo appunto ritrovare, se vogliamo riassumere quali erano i due centri di potere più importanti, erano appunto il governo provvisorio e i Soviet di Pietrogrado. La rivoluzione di ottobre. Nel 1917, ad ottobre, Lenin ritorna dall'esilio e i bolscevichi ispirarono la loro politica basandosi su tre concetti principali. Quindi Lenin torna, i bolscevichi decidono di diciamo modificare la loro politica e la fondarono su tre principi fondamentali. Il primo era trasformare la guerra imperialistica in guerra civile. Il secondo punto era cominciare a considerare che la rivoluzione russa sarebbe stata una prima tappa per la rivoluzione mondiale. E il terzo punto era affidare tutto il potere ai soviet e quindi ai socialisti. Nel 1917, in giugno, il nuovo governo provvisorio, che era guidato dal socialista rivoluzionario Kerensky, non riuscì ad evitare le sconfitte militari e infatti una delle più devastanti e delle più brutte fu quella appunto di Galizia. Allora, quindi nel 1917 diciamo che nonostante vi erano dei buoni presupposti, ci troviamo di fronte ad una prima sconfitta. Poi nel 1917, sempre ma ad agosto, il generale Kornilov tentò una marcia su Pietrogrado, ma venne bloccato dai soviet che si imposero al potere. Nel 1917, durante la notte tra il 24 e il 25 ottobre, i bolscevichi, ed ecco appunto che qui parliamo della rivoluzione di ottobre, quindi tra il 24 e il 25 ottobre, i bolscevichi occuparono i centri strategici della città, quindi i centri più importanti della città, conquistando il Palazzo d'Inverno, che era la sede del governo provvisorio. Nel 1917, il 26 ottobre, Lenin costituì un governo rivoluzionario che non comprendeva né i menscevichi, che erano i moderati della socialdemocrazia russa, e neanche i social rivoluzionari. Quindi nel 1917 Lenin aveva creato un governo con una visione completamente nuova.
dando spazio, diciamo, non dando più spazio appunto ai menscevichi e ai social rivoluzionari. Allora ragazzi, detto questo, vi ricordo sempre che al di sotto di questo video troverete questa mappa. Oggi ci siamo concentrati sulla rivoluzione russa, ho cercato di renderla più schematica possibile, mettendo sempre le date in maniera cronologica. Quindi andate a ripetere guardando la mappa, ascoltate l'audio che vi aiuterà nella prima lettura. Vi ricordo di non buttare la mappa dopo l'interrogazione perché vi sarà comoda per la ripetizione. Riascoltate questo video se sono stata chiara, me lo auguro. Inviatemi consigli se devo migliorare perché il mio obiettivo è fare un buon lavoro. Vi ricordo inoltre che è vero che voi non siete i voti che avete, ma valete molto di più di 6. Buono studio ragazzi, mi raccomando seguitemi sui social. Un bacio, ciao!